riguarda alla maniera di Rosa Gerugni, proprio perché nel nostro istituto abbiamo appunto di sartoria. Dopodiché ho deciso di portarla a Carrara, di portare questo progetto, e soprattutto ho deciso che questo progetto era un personaggio da far conoscere, da portare alle persone giovani come voi. Perché? Perché lei è un esempio di grande tenacia, di grande coraggio, tenacia e un talento che lei si sentiva dentro e ha sviluppato andando oltre tutto quello che era possibile andare oltre. Rosa Gerugni nasce in un paesino piccolissimo sopra Sondrio, nell'alta Lombardia, famiglia poverissima. Decide di venire, viene mandata dai genitori, prima di 18 fratelli, quindi famiglia molto numerosa, figlia di ciabattina, e già dentro comunque c'aveva, come dire, un trasporto verso le questioni sociali, tanto è vero che a 18 anni parte per Parigi, dove ci sarebbe stato un congresso dell'allora partito operaio. Tenete conto che in quel periodo non c'erano come adesso 8500 partiti, erano tutti insieme. C'erano quelli del re e quelli contro il re, erano tutti insieme, socialisti, rivoluzionari, anarchici, erano tutti insieme. In questo partito operaio lei parte in delegazione, e quando la delegazione che era andata a questo congresso a Parigi decide di tornare indietro, lei, bel bella, a 18 anni, stiamo parlando del 1872, sì, qualcosa del genere, a 18 anni dice no, io non torno, perché così approfondisco il francese, ma soprattutto guardo che cos'è la moda francese, lavoro nella moda francese. Una delle modifiche più importanti è stata quella che riguarda i tessuti, perché i tessuti che abbiamo utilizzato sono tessuti di riuso, quindi ritorniamo ai soliti discorsi che voglio ripetere: l'industria della moda è una delle industrie più inquinanti che abbiamo, se non sbaglio la seconda al mondo, e quindi è fondamentale per noi che formiamo delle professionalità che riguardano la moda, far capire loro che se non andiamo verso l'economia circolare, il riciclo e il riuso dei tessuti, non andiamo più da nessuna parte. Dal punto di vista operativo, le classi terza, quarta e quinta del corso moda dello stesso istituto hanno collaborato alla creazione di due abiti basati sui progetti della classe di cui faccio parte, ovvero la quinta, e questi sono il mio progetto e il progetto di Greta. Il lino per la base del tubino, mentre le maniche e il velo, avendo noi tutte molto al cuore il benessere del nostro pianeta, abbiamo deciso di realizzarle in retice. Le professoresse Luisa Manfredi, Emanuela Manfredi e Lucia Cosentino per la collaborazione, le classi terza e quarta moda per aver realizzato gli abiti, e Rebecca Cocchi per essersi dedicata alla realizzazione degli abiti e delle decorazioni. Per questo motivo ringrazio moltissimo i miei colleghi dell'Inauri, perché comunque i progetti di questo tipo tutti sono utili, anche solo per una sostituzione. E vabbè, chiaramente ringrazio Noa Carpignano, che ci ha coinvolto, sì, il Polo Gentileschi, che ci ha coinvolto in questo progetto e ci ha dato questa opportunità di collaborare, che speriamo comunque continui, la nostra dirigente scolastica, la professoressa Dolora Tarangella, però soprattutto ringrazio le mie colleghe, vabbè, Lucia Cosentino e Emanuela Manfredi, ma soprattutto loro, i ragazzi di terza, di quarta, di quinta, che sono la migliore passione. Ma anche dotati di grandissimo entusiasmo, e riescono sempre a strapparci un sorriso.